adolescenziale era il compagno dello studio della storia e della chimica. Abbiamo passato molto tempo insieme sperando di essere entrambi promossi. Era speciale, riservato, intelligente, con la passione per la meccanica, la fisica, il moto, che stava crescendo velocemente. Camilla era stupenda, spiritosa, intelligente e bellissima, con la passione per il bellissimo come sua mamma, la danza, il nuoto che condividevamo. Era forte e alcuni gravi problemi l'avevano toccata, ma lei era una roccia. Andrea è stato un dono del cielo, una persona speciale, il perfetto completamento di Claudio, un uomo buono, pacato, ma deciso quando necessario. Un magnifico amico, amatissimo dai figli di Claudio. E per quanto ci sarà possibile pretenderemo chiarezza sui fatti, affinché nessuno debba provare un dolore così grande per eventi di questo tipo. Claudia lo avrebbe fatto per noi ed il nostro un dovere. È un onore per noi aver conosciuto la famiglia di Andrea, che è diventata parte della nostra. È un onore avere Marcello con la sua famiglia nella nostra vita. Faremo di tutto per aiutarci a superare questo dolore devastante. È un privilegio enorme aver conosciuto Francesco, senza il quale non saremmo sopravvissuti a Genova in questi giorni. Quanto ci mancheranno non è descrivibile, ma il non resistere non è stato in vano. Grazie a tutti voi, a tutti quanti ci hanno dato una parola di conforto e ci è stata di grandissimo aiuto. Io volevo ringraziare tutti quelli che a Genova hanno lavorato, le forze dell'ordine, la polizia, i carabinieri che ci sono stati vicini, la protezione civile, i vigili del fuoco che hanno fatto un lavoro enorme. A Genova abbiamo trovato delle persone con un cuore grandissimo che ci hanno supportati per quanto era possibile. Ciao Chicca. Un dolore enorme sia per la città sia per tutta l'Italia. Su quel ponte, come ha detto il nostro sindaco,
è crollato veramente un pezzo di nazione, un pezzo di fiducia. Questo territorio era abituato a farlo veramente spessissimo, ecco perché ognuno di noi si sente molto colpito, perché forse l'ha attraversato una settimana fa, un anno fa, un mese fa, a maggior ragione perché spesso si attraversava per andare in vacanza, che è un momento di felicità, di unione, di tempo per stare con la propria famiglia. E quindi, come ho già detto ieri, non è un terremoto e quindi abbiamo bisogno di risposte, vogliamo capire il perché. Siamo vicini alla famiglia e la nostra presenza qui oggi è per davvero dimostrare alle famiglie il cordoglio e la vicinanza di tutta la città di Pinerolo. Abbiamo ricevuto moltissimi messaggi, moltissime richieste di far pervenire alla famiglia proprio la vicinanza di un'intera città attonita e che non sa, che si sente impotente, e quindi almeno la presenza è segno di vicinanza. A nome dell'amministrazione comunale ho porto le condoglianze alla famiglia degli scomparsi. Che altro aggiungere? È difficile, oltre alle tante parole che sono state dette. Speriamo che si possa far luce su tutto ciò che è avvenuto anche nei mesi scorsi a proposito del famigerato ponte, in modo che perlomeno sia resa giustizia a coloro che sono scomparsi.